Eh sì, le partite si vincono anche così, o di rif, o di raff, o di autogol, o con un eurogol. Anche così si portano a casa. E voglio partire da un dato molto facile da analizzare, inequivocabile. 8 partite, un solo gol subito, peraltro sul calcio di rigore. Ecco, io penso che quando si vada ad analizzare l'inizio di stagione della Juventus per quello che riguarda il campionato, bisogna partire da questo punto fermo, da questo numero, per poi fare altri ragionamenti. Perché la solidità della Juventus è un fatto, è una cosa concreta che si vede ad ogni partita. E non è soltanto il fatto di subire solo un gol in 8 partite, ma il fatto di subire poche occasioni, perché il Como non tira in porta, il Napoli un tiro in porta, la Lazio non tira in porta, e così anche altre partite. Ciò significa che Thiago Motta, al di là degli interpreti, subito ha voluto lavorare non sulla difesa, ma sulla fase difensiva. Detto ciò, è altrettanto chiaro che se ci sono delle ottime notizie per quanto riguarda la fase difensiva, in fase offensiva e quindi in fase di possesso, è una squadra che ha ancora parecchio da migliorare, perché non si vedono ancora delle trame di gioco fluide. È una Juventus che nell'arco di una partita qualcosina crea il giusto, 2, 3, 4 occasioni. L'unica partita in cui si è creato un po' di più è a Genova, a Marassi. Per il resto sono state partite dove, ecco, si è creato poco. Stasera, nonostante la Lazio fosse in 10 uomini, il secondo tempo la Juventus, insomma, ha preso campo, voleva la vittoria, ma come occasioni clamorose per sbloccare la partita c'è stata la traversa di Vlahovic, nata in maniera un po' casuale, e il gol mangiato da Douglas Luiz, che quella è stata effettivamente una bella azione. Poi è arrivato il gol, questo autogol su cross di Cabal, e così è stata vinta la partita. Quindi quello che voglio dire è che è una squadra che parte da una certezza, la fase difensiva, ma è una squadra sicuramente incompleta, nel senso che appunto si deve completare, ma è una cosa assolutamente ovvia, per più motivi, perché Thiago Motta sta lavorando da 2 o 3 mesi, perché i giocatori sono quasi tutti nuovi. Cioè, la Juventus ha cambiato quasi tutta la squadra, quindi non si può pretendere che nell'arco di 2 o 3 mesi la Juventus faccia azioni a go-go, faccia triangolazioni, faccia 10 palle gol a partita. Ed è sicuramente un ottimo inizio di stagione, perché attualmente la Juventus ha agganciato il Napoli in testa alla classifica. È chiaro che Napoli e anche l'Inter deve giocare domani. E a proposito di noi, domani dobbiamo fare una grande prestazione. Partita difficile all'Olimpico, però il Milan ha vinto, la Juventus ha vinto, il Napoli vediamo domani ad Empoli cosa fa. Insomma, le altre non hanno sbagliato e noi non possiamo sbagliare. Quello che mi viene da dire è che una Juventus ancora imbattuta. Ha fatto 2 vittorie in Champions, in campionato ancora non ha perso, e quindi speriamo di battezzarli noi domenica prossima. Certamente non mi aspetto una partita molto spettacolare, perché insomma la Juve si difende veramente bene, però insomma mi aspetto un Inter gagliarda e che cercherà di fare la partita e di vincerla. Prima di arrivare a quella partita, però, pensiamo prima a Roma Inter, che comunque vale 3 punti, ok? E cosa dire? Giudicando i singoli, secondo me hanno giocato tutti più o meno bene. La difesa, una sicurezza, soprattutto Kalulu, che
procurato l'espulsione. Cioè, Kalulu sarebbe un difensore centrale, si è trovato in attacco su un'azione manovrata. Quella, per esempio, è stata una bella trama. E ha procurato il rosso a Romagnoli. Kalulu, aperta parentesi, soltanto gli incompetenti del Milan lo potevano dare a una diretta concorrente. Ma secondo voi, questo Kalulu, per come sta giocando, per le prestazioni che sta facendo, avrebbe fatto panchina al Milan? Sì? E la panchina di chi? Di Tomori? Di Pavlovic? Di Ciao? Di chi avrebbe fatto panchina? Di Emerson Royal? Chi? C'è un giocatore giovane, bravo, che può fare il centrale di difesa, può fare anche il terzino destro, può ricoprire più ruoli. Tu lo regali beatamente alla Juventus come se fosse l'ultimo degli scarti. Poi dite che quando sfotto il Milan non faccio bene. Infatti non faccio bene, faccio più che bene. Per il resto, dicevo, difesa bene che continua a non subire gol, anche il centrocampo, perché se la difesa soffre poco è anche merito del centrocampo. Stasera Thuram, Locatelli hanno fatto il loro. Apro un'altra parentesi, a me Thuram è un giocatore che non piace, troppo legnoso, macchinoso, cioè proprio la copia opposta del fratello. Sono ruoli diversi chiaramente. Però a me Marco, no Marcus, Marcus è il nostro, che è Fren Thuram, è un giocatore che non piace. Sì, certo, dà fisicità in mezzo al campo, recupera palloni, sicuramente in un centrocampo a due è un elemento che può servire, ma di base, almeno per il primo anno, per quest'anno, secondo me farà la panchina, perché uno come Fagioli sicuramente merita di giocare e probabilmente stasera ha fatto la panchina proprio in ottica Champions League. Per il resto, che dire, è una Juventus comunque, ricordiamo, piena di infortuni. Mancava Koopmeiners, Nico Gonzalez, insomma, Bremer, un bel po' di assenti. E è chiaro che però va detto che è stata una partita anche messa in discesa dall'espulsione di Romagnoli dopo 20-25 minuti. Cioè, il muro della Lazio ha resistito per 84 minuti ed è crollato proprio sull'azione teoricamente meno pericolosa, perché lì Cabal ha messo una palla forte al centro senza nemmeno guardare, senza nemmeno badare alla precisione, e il difensore della Lazio ha svircolato il pallone e se l'ha buttato in porta. Insomma, nel calcio, come dico sempre, ci vuole anche fortuna. La Juventus in questa occasione sul gol segnato ha avuto fortuna, però va anche detto che probabilmente meritava di segnare prima con la traversa di Vlahovic, con Douglas Luiz che si è mangiato un gol praticamente a 2 metri dalla porta. Insomma, sostanzialmente partita meritata. La Lazio sicuramente esce tra gli applausi, perché comunque ha fatto una partita egregia per quelle che erano le sue possibilità in 11 contro 10, ha resistito, ma alla fine non ce l'ha fatta a portare il punto a casa. Detto ciò, pensiamo a noi domani, che domani l'Olimpico potrebbe essere una trappola da non sottovalutare. La Roma di Juric è vero, non eccelle per questo grande calcio, è una squadra che ancora si deve assemblare, però è sempre una trasferta e si va a giocare sempre a Roma. Quindi cerchiamo di fare il nostro, soprattutto cerchiamo di portare a casa i 3 punti che poi settimana prossima, ci abbiamo il big match, Inter-Juventus. E ripeto, speriamo di battezzarli per la prima volta in questa stagione. Un saluto a tutti, buon sabato, alla prossima, a domani. Ciao!